e subito andiamo a collegarci esternamente al nostro studio perché andiamo in quel di Lambrate, in via Conte Rosso, anzi all'edicola Lambrate dove c'è Alessandro. Buongiorno Alessandro! Ciao Fabio, buongiorno a tutti. Allora, in diretta dall'edicola Lambrate, l'edicolante, no? Giusto? Che però non è, cioè, Così mi chiamano adesso, ma che sì. non è aggettivo, è sostantivo ormai, no? Cioè, proprio Ormai è tipo, è il sì, nome è proprio. tipo un nome che ho acquisito. Ormai non sono più neanche Alessandro, sono l'edicolante, con la A davanti, tra l'altro, Giusto. A edicolante per chi vuole fare il pignolo. Giusto. E quindi sono qua, ecco. Allora, l'avevamo raccontata la vostra storia già un paio di volte, eravamo venuti, avevamo avuto ospiti qui, insomma, finalmente l'edicola Lambrate ha aperto, riapre, anzi, dopo anni, appunto, l'edicola Lambrate e riapre sotto una nuova veste, anzi, una veste molto più moderna e al passo coi tempi. Beh, quello sì, speriamo lo dicano anche chi ci viene a trovare. Tu sei passato, ci siamo beccati sabato, il giorno Sì. dell'apertura, e un po' hai visto come abbiamo scelto di allestire. Adesso è ancora un po', come dire, il primo allestimento, però ci sono i giornali, le riviste, ci sono i libri, Tanti ci libri. sono indipendenti e non, quindi diciamo che la scelta è lì. La scelta grossa che vogliamo fare è quella di dare tanto spazio a chi spazio non ne ha molto, diciamo, nei circuiti classici, quindi nelle librerie di catena, piuttosto che in altre realtà come altre edicole, no? Cioè, le edicole si trasformano sempre più in bazar, in mercati un po' per sopravvivere, no? Giusto, 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 Perché cerchi di racimolare quello che puoi da chi puoi. E e... noi questo vorremmo evitarlo anche solo per una questione, diciamo, di progettualità. No, ma la cosa Quindi divertente è che lo fanno anche i giornali, perché appunto sì. anche a voi può capitare. Vedevo, c'era adesso, non mi ricordo quale rivista, che tipo aveva in omaggio l'orologio, l'altro ieri ho visto, Ma ma stai proprio, scherzando? Cioè, cioè, ti faccio vedere le cose che sono arrivate subito, no? Che tu stamattina. dici, tu ci provi anche a tenere un livello alto, come dire, quindi prendi i libri, Ma guarda. dipende tutti, poi ti arriva la classica rivista che chiunque compra in edicola, ma c'è dentro la flip-flop, l'orologio, il ventaglio, c'è dentro tutto, cioè. Esatto, ma guarda, poi la cosa che noi, a cui noi teniamo è che l'edicola è un'edicola, quindi di fatto tutto quello che ci arriva, che è popolare, quindi che la gente vuole trovare in un'edicola, ci sarà. Le riviste oggi, Vanity Fair, Gente di più TV, quelle si troveranno sempre. E noi vogliamo essere quanto più orizzontali possibile per dare modo a tutti di trovare un pezzo di loro in edicola. Ecco, quindi quelle le troverai, ma se ti faccio vedere quello che mi è arrivato oggi, io non sapevo neanche dell'esistenza di alcune cose. C'è il Mi sono arrivati dei famoso diminutivi, sono arrivati ecco. delle. Cavalli e Per me è tutta Segugi, il roba nuova. famoso Cavalli e Segugi di Bridget Johnson, Quello cioè, non non ce l'hai ancora, mi è ancora. arrivato un fantastico Confidenze, mi è arrivato Bellissimo. un mensile sulla vela, quindi Ah, se beh, qualcuno è insomma. appassionato di vela ne ho due copie, Ottimo, se ottimo. No, ma volete. senti, ma io voglio sapere invece l'emozione che hai provato sabato, cioè, ho visto che ti sta girando un filmato sui social di questo momento, quando è Sì. arrivato il furgone delle consegne dei quotidiani. Per la prima volta hanno consegnato, cioè, alle 5 del mattino, tra parentesi, a che ora, Allora, no? l'emozione. La prima, la quando scendi dal letto alle 4:30, Ecco, quindi infatti. quella è un'emozione che devo ancora definire un pochino, però di sicuro quando è arrivato il corriere all'alba, perché la cosa bella è che io qui vedo l'alba la mattina, adesso che siamo in questo periodo Bellissimo. di diciamo, primavera avanzata, io l'alba in Conte Rosso la vedo quando arrivo. E il corriere è stato fantastico perché ti porta le casse e capisci anche quanto pesano per tirarle dentro, anche lì. Cioè, sembrano cose che uno dice, ma cosa sarà mai? In realtà, gli edicolanti fanno un lavoro anche fisico. Quello Sì. l'ho imparato subito dal primo giorno. Sollevare, trasportare, mettere, togliere. E per me è stata un'emozione come l'ho scritto nella nostra newsletter, no? Il primo giorno è stato come issare la bandiera sulla nave dei pirati di cui leggevamo da piccoli, no? Ah, sì. Le saracinesche per me sono state quello. Ho tirato sulle saracinesche, mi sembrava di aver issato una bandiera, quindi. E allora Alessandro veleggia, veleggia verso la grande via Conte Rosso, che tra l'altro sai che doveva esserci un porto tantissimi anni fa. I romani avevano fatto un porto da quelle parti, pensa te, ti regalo questa cosa qui, quindi Devo studiare, devo la studiare. metafora della navigazione può continuare. E Di quindi chicca, ti grazie. auguro buonissima navigazione, caro Alessandro, e lo auguro anche a Grazie Edicola mille. Lambrate, Certo. e complimenti ancora appunto per il vostro progetto che abbiamo appunto Grazie. raccontato. Dai velocemente le credenziali, sì, le credenziali, le coordinate social per seguirvi?
Pagina Instagram, edicolalambrate. Chi vuole per la mail, che è un po' più perfezionista, edicolalambrate@gmail.com, ci trovate lì. E allora potete tranquillamente appunto seguire tutto quello che è Edicola Lambrate e anche andate a fare un saluto ad Alessandro, che insomma dalle 5 e mezza è lì, quindi vi aspetta, va bene. Alessandro, grazie, buon lavoro. Ciao, Fabio, e complimenti ancora. Grazie mille a tutti, buona giornata. E allora andiamo avanti con la musica e ringraziamo ancora Alessandro Ghidini appunto di Edicola Lambrate, in collegamento da Lambrate con noi. Musica!